Ciao, Viego è attualmente disponibile nel server ufficiale, ma attenzione perché lo potete provare tutti quanti e potete effettivamente vedere le cose che andrò a farvi anch'io vedere in questo video, ma non potete giocarlo in ranked, non potete giocarlo in normal e molti mi diranno, giampi ma perché? Perché Viego, come molti sanno, è un campione un po' buggato, con un po' di problemi. Ma prima di parlare di Viego, vi voglio far vedere appunto come potete andare a provare. Anche voi così andate sul. Allora, siamo qui, andiamo nello... nella parte principale, ecco, siamo qua. Le cose che la cosa che potete fare: è andare a aprire i vostri campioni. Quindi andate sulla collezione dei vostri campioni. Vedete, infatti che in alto c'è scritto 111 su 112. Vado sulla jungle. Vado a scorrere fino in fondo. Sulla jungle, ed eccolo qui. In fondo, vedete il lucchettino disponibile, ecco su piego Se io lo vado a toccare, mi accede alla sua impostazione. Qui intanto guardate. Quanto è bello coattone, eccoci qui con Viego e avete le abilità qui che potete cliccare e vedere e leggere, già tradotte in italiano quindi veramente tanta roba. Ve lo dico io che di solito devo tradurmele dal cinese quindi veramente comodo. Abbiamo tutte le specifiche del caso, proprio andando a vedere le impostazioni varie. C'è poi anche la possibilità, se già siete interessati a studiarvi le build, di cliccare qui su questa spadina. Vedete sotto la terza abilità più o meno, e se la, cioè, la seconda abilità in realtà perché passiva prima seconda abilità per andare ad aprire anche la build quindi potete aprire la build potete andare a guardare tutte insomma le impostazioni le cose che volete quindi comodo anche questo e se invece volete provarlo in game Bisogna toccare sullo, vedete il joystick che sta in fondo a destra, quindi proprio in fondo giù a destra. C'è cioè un piccolo joystick. che Se voi lo toccate, vi dice Vuoi accedere alla modalità di allenamento? Ma prima di accedervi, vi dirò quando. Perché io già lo so che, anche se ho fatto un reel, uno short, anzi due reel, uno short e vari video anche dove parlo delle prossime patch. Molti mi chiederanno, Jumpy, ma quando verrà rilasciato? E, e, e anzi, pure, dov'è Kindred? Attenzione, Kindred è comunque il prossimo champion in arrivo che probabilmente arriverà con la patch 5.0c entro fine marzo. E questo è uno. Poi ad aprile arriverà la patch delle isole Ombra che avrà Viego che è confermato e poi si pensa a Maokai e a Kalista che però al momento sono solo due leak. Viego che però invece è confermato, lo vedete qui in game insomma ed è stato confermato da Wildrift, da Wildrift Hit sui vari canali social, dovrebbe... Dovrebbe arrivare all'inizio della patch delle Shadow Isle. In questo caso nella patch 5.1, che arriva l'11 aprile. Attenzione, anche qui la patch arriva l'11 aprile, loro potrebbero rilasciare la patch l'11 aprile, ma Viego il 20 o il 19, insomma, la settimana dopo, è una cosa che ogni tanto hanno fatto, quindi ritenete questa cosa probabile. Altra cosa che potrebbe succedere è che noi adesso stiamo studiando il campione, stiamo studiando i bug, ma loro potrebbero dire, cavolo, ci sono ancora troppi problemi in questo caso dovete aspettare un attimo e magari mettono prima uno degli altri due champion comunque avremo più conferme anche durante la patch preview 5.1 che si spera arrivi entro fine marzo. Tra l'altro ecco qui il post ufficiale su Wild Rift che dice Viego sarà testabile insomma da, da tutti quanti dal 7 marzo in poi c'è scritto che lo, lo potremo fare fino al 18 marzo perché al 18 marzo uscirà dai nostri server ufficiali. Nel frattempo ci dicono inoltre in più che dall'11 marzo lo potremo provare anche in duello e in modalità contro i bot sempre non potremo fare le ranked non potremo fare il pvp non potremo fare nient'altro ma potremo provarlo sia in duello che in copp contro i in duello è una figata l'unico problema del duello sarà saranno tutti lì con viego e quindi nessuno potrà provarlo contro altri champion e poi alla fine appunto confermano will bring him back faranno official release soon quindi comunque parlano che arriva presto e sotto quel post infatti c'è anche la risposta di Papa Smoothie un developer anzi forse adesso tecnicamente il capo dei developer non ricordo ovviamente eh, il suo titolo preciso, ne avevamo parlato in un vecchio video, che dice che questo campione è stato lavorato, insomma, hanno lavorato su questo campione per tre anni, perché ce l'avevano detto che avevano un sacco di problemi su di lui, e quindi tre anni di lavoro per questo campione. Tornando a lui, quindi, come potete provarlo? Come vi ho detto poco fa, andate a premere il joystick lì a destra, andate a premere conferma, vedete che inizierà a caricarvi con la sua splash art, intanto guardate che, che figata, cioè c'è da dire che Viego, insomma, è molto... Molto bellino. Ecco come, come campione. Andiamo a caricare. Andiamo nella modalità di allenamento. Se non l'avete già usata, eh, magari è la prima volta che la vedrete, ma io la uso molto spesso. Se guardate i miei video dei campioni con le guide, eh, l'avrete la vista anche lì molto spesso. E una domanda anche che sicuramente qualcuno mi farà: vi spiego l'abilità in questo video? No, perché il prossimo campione che arriva è Kindred. Quindi io comunque poi parlerò di Kindred, vi farò il video introduzione di Kindred, la guida di Kindred, come sempre, il solito ordine delle cose. Per Viego gli farò il, poi il video con le abilità e con la guida campione quando effettivamente uscirà il campione. Ma se siete curiosi, appunto, come. Vi ho detto poco fa, potete entrare in game e hanno aggiunto una cosa interessante. Una cosa che era già presente sul server cinese quando lo, lo, lo vedevo, anche se non, ovviamente non leggendo il cinese era un po' complicato. Cioè che se voi andate pre, ad aprire qui dove avete le abilità, come sempre per ogni campione, qui avete l'abilità spiegata con tutti i numeri, tutte le cose, insomma, un po' più spiegate nel dettaglio e ed è niente insomma di, di nuovo ma hanno finalmente aggiunto qua in alto a destra vedete la tab consigli, questa tab sul server cinese accetta una vita e guardate qui c'è scritto corsia consigliata giungla e corsia del barone ci sono dei consigli generali sopra quindi che parlano del momento di prend, quando prendere il corpo di come usare il flash magari per ampliare la propria gittata quando i resti di un campione sono insomma nella gittata di viego tocca il pulsante del minion Possederlo e poi ci sono le abilità spiegate ma appunto senza i numeri, senza le cose che non sono necessarie perché è bello poter vedere i numeri, poter vedere i modificatori e tutte queste cose, ma nel momento in cui vogliamo solo capire che cavolo fa un'abilità, ecco c'è la tab dei consigli che finalmente hanno aggiunto. Ora ehm, dobbiamo sperare che sia una cosa che mantengono anche nel futuro e probabilmente. È difficile che andranno a mettere tutti i campioni con così tanto anticipo anche nel nostro server. O oh, io ci spero, cioè per me come content creator sarebbe bellissimo se me lo mettessero sul nostro server dove non laggo, dove posso provare la roba senza avere problemi, qui potete andare ovviamente a salire di livello, magari io non il bot avversario, e provare le abilità senza lag, che è bellissimo, avendo le provate con solamente per chi ha visto il video di Provo Viego in anteprima, con 600 di ping. Poter provare tutto quanto, quindi, intanto avere questa sensazione. E qui anche una domanda per voi. Ed è. Anche a voi sembra un po' strano dopo che l'avrete provato come cammina. Non capisco se è una scelta questa animazione di come cammina, o qualcosa che magari ancora devono sistemare. Me lo sento un po' strano. Ultima cosa che volevo dirvi qui è che potete provare. Ovviamente avete visto. Io ho messo. Ora c'è Garen che sta qua giù. Io lo vado a, ad attivare. Vediamo qui faccio arrivare il bot. Potete, intanto, se andate sulla rotella a sinistra, cambiare i campioni, scegliete quale contro quale, contro quale campione nemico volete stare. E quindi potete provare Diego contro quel campione. In particolare. Adesso io lo vado a fermare, perché così. Vieni qui, amico. Vieni qui. Lo vado. Ah, ah. Eh no, mi sa che lo devo trovare, devo farlo venire qua. Vieni, vieni, gare. Dai, vieni. Ok, così posso andare, insomma, a menare a Garen <ride> E adesso, vediamo se la ulti lo uccide così No, non l'ho ucciso, però l'ho ucciso lo stesso Normalmente vado a fare la, uh, la cosa e sono diventato, sono diventato Garen Vedete, sono diventato Garen, Rotello e vado a provare la roba, questo può essere utile perché eh, uno potete vedere come funziona, come le interazioni, come provare qualche campione che vi piace impossessato eh, da Viego e poi perché se scoprite qualche bug, eh, ora non so esattamente come bisogna riportarlo, magari tramite i vari social di Riot, però si possono anche riportare i vari bug di Viego e dire oh ho scoperto questa cosa, quindi se volete potete mettervi anche... Lì a fare un po' di test, e certamente potete anche andare a capire quanto danno fa in jungle, partire senza gli item a livello basso e provare la jungle path. Per vedere cose più veloci e cosa no Insomma prendere anche un po' di feeling con il campione E in generale appunto provarlo Sono super curioso di vedere come sarà in duello Più che altro rispetto a questa modalità E provarlo contro i bot deve essere invece molto carino Per ne averne una prima idea Come vi faccio vedere anche io dal server cinese Quello di oggi è stato un video un po' più veloce Ma almeno restate sempre aggiornati e aggiornate Sulle nuove cose in arrivo Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine Vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale Tutte quelle cose, like, commenti Commenti importanti, insomma lasciatemi i commenti vi auguro una buona serata, delle buone rankade e ci vediamo al prossimo video.